Tutto a posto. Bravo, bravo. Siamo presidente Marasco e Monte Rivoce Cappella, presidente, una partita che sembrava andare per il verso giusto, 2-0 in cassaforte, poi cosa è successo? Purtroppo abbiamo peccato un po' di ingenuità e ci è andata male. Purtroppo quando le partite nascono così possono succedere. Oggi avevamo una squadra con parecchie assenze e già come abbiamo giocato, insomma, siamo soddisfatti. A prescindere dal quel, poi sono stati 10 minuti che di follia, se così possiamo dire. Purtroppo ci è andata male, non fa niente, un pareggio. Alla fine poi va bene con le condizioni, speriamo solo che alla ripresa del campionato, il girone di ritorno, faremo un grande girone, recuperiamo tutti gli infortunati di cui Orefice, Greco, Giannantonio, Lubrano, Maniero, e cerchiamo di fare un buon girone di ritorno. Però il periodo è abbastanza critico se guardiamo i numeri, 2 punti in 6 partite. Sì, parlare di playoff è lontano, oggi dobbiamo parlare di playout in questo momento, ci dobbiamo guardare bene, riconcentrare tutto, ripartire all'anno nuovo con gli stessi stimoli che avevamo a settembre quando abbiamo iniziato la preparazione. Un'ultima battuta sul mercato, è chiuso? Sì, noi ci teniamo sempre a dirlo che quasi al 90% quando facciamo le scelte a settembre cerchiamo di rispettarle, di riportarle fino a fine campionato. Qualche ritocco ci può stare, però abbiamo voluto premiare i ragazzi che abbiamo scelto, che riteniamo tutti bravi ragazzi, quindi nonostante infortuni che non hanno potuto recuperare nemmeno in questo periodo di la prima quindicina di dicembre, abbiamo voluto premiare questi ragazzi, tenerli con noi e dargli la chance per l'inizio del girone di ritorno. Grazie.